Reale. Gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Francesco Maselli. Io comincio col centro sperimentale nel 47, avevo 16 anni e riuscii a entrare al centro perché feci un compito in classe particolarmente interessante. A soli 19 anni si diploma al centro sperimentale di cinematografia, dove incontra Michelangelo Antonioni, di cui diventa collaboratore. Esordisce nel lungometraggio nel 1955 con Gli Sbandati, menzione speciale alla Mostra di Venezia. La sua attività di autore cinematografico è sempre stata accompagnata da un forte impegno civile e politico per il cinema di qualità. Tra i film da lui diretti, I Delfini, 1960, Gli Indifferenti, 1964, tratto dal romanzo di Moravia, Lettera aperta a un giornale della sera, 1970, Storia d'amore, Leone d'argento a Venezia 1986. Ed ecco il premio speciale della giuria a Francesco Maselli. Chissà con quale emozione, dato che è lontano dalla mostra da ben 15 anni, dopo esserne stato uno dei principali contestatori. E Le ombre rosse, che nel 2009 riceve il premio Bianchi alla 66esima mostra del cinema di Venezia. Il cinema di Francesco Maselli è quello che forse più di tanti altri riesce a definire un'estetica particolare nell'orizzonte del documentario. Noi facevamo tutti i documentari super, a modo nostro, impegnati. Io poi avevo un po' lanciato un'idea che allora fece un certo eco, il documentario lirico, senza commento. Invece poi il commento alla fine poi c'era. Molto attenti all'immagine, quindi la fotografia era molto importante. La sua capacità di seguire i protagonisti, inquadrandoli con messe in quadro sopraffine e con spesso un'indagine approfondita ripresa in piano sequenza, scandisce tantissimi dei suoi documentari cortometraggi. Al centro conosco Antonioni, che insegnava, che era un documentarista, però era anche un critico importante. Uscito dal centro sperimentale divento il collaboratore, il giovanissimo collaboratore di Antonioni. L'amorosa menzogna è un documentario di Antonioni sui romanzi a fumetti. Io faccio l'aiuto, è la prima volta che faccio l'aiuto. Ho imparato tanto da Antonioni. Io poi diventai lo sceneggiatore del primo film di Antonioni, che era La cronaca di un amore. Io girai questo documentario su Bagnaia, che è un paese bellissimo, che andò subito a Venezia al festival, ebbe un premio. E Zavattini mi disse che aveva visto il documentario, che era molto bello. L'hai fatto vedere a Blasetti, mi chiese. Certo, la grande lezione del neorealismo palpita nel suo film. Le sue influenze derivano da una serie di maestri che sono i più grandi cineasti del cinema italiano. Da Rossellini a Visconti, da Antonioni a Pasinetti, da Barbaro a Blasetti stesso. Ogni documentario guadagnava 3% sull'incasso di grandi film. Bruno Torri e Argentieri, che sono i miei più grandi amici critici, però sul documentario loro dicono sì, va bene, è nato il cinema italiano, però è stata una truffa. Da un altro lato però è stato davvero, fu la grande officina, proprio il laboratorio del cinema italiano. Spesso Maselli associa ad un traveling, ad una carrellata, lievi panoramiche che consentono quei recadrage che affinano il nostro sguardo verso gli occhi, verso un dettaglio del protagonista. Lo vediamo in tantissimi suoi film ed è veramente qualcosa che lo caratterizza in maniera forte. Non c'erano attori, però gli ombrellari miei erano veri ombrellari, i veri ombrellari. Però erano sempre portati in quel posto, a quell'ora, con quella luce. Non è che erano ripresi mentre facevano il loro mestiere. Forse a volte in maniera eccessiva, quando c'è il rischio di un compiacimento estetico che rende il rischio dell'estetizzazione in agguato. C'è una cosa importante per me nella mia vita, che
Allora per noi Luchino Visconti era il grande mito e io ebbi l'onore e il piacere che lui venne a vedere i miei documentari nel 53. Lui comincia a dire: ma tu devi fare un film, tu ormai sei maturo per fare un film. E allora mi presentò a suo nipote, che era Prandino Visconti, il quale aveva una vecchia idea, che era un'idea che non c'entrava con gli sbandati, però è l'origine lì. Allora, da questa cosa è nata l'idea di fare un film su 43. Gli sbandati, cosa inaspettata, va al Festival di Venezia, viene selezionato dalla commissione. Io me lo immaginavo mai, veramente non credevo. In più era un periodo che c'era un anticomunismo in Italia fortissimo. Dopo La donna del giorno, che è un film complicato, non era un film mio riuscito, non è dei buoni miei film. Ecco, io dopo La donna del giorno avevo bisogno di soldi. Nel frattempo c'è stata la rivoluzione del colore. Campioni per due ore, regia di Francesco Maselli, 1957. L'umanità che frequenta queste palestre è un'umanità in cerca di riscatto. Sono persone che fanno lavori popolari, umili, e che dalle 5 del pomeriggio in poi, come ci dice la voce narrante, cercano un riscatto sociale all'interno di questo posto che sembra in qualche modo rappresentare un più vasto riscatto, quello dell'intero paese, quella dell'intera nazione italiana in corsa verso la modernizzazione. Alle 5 del pomeriggio, le numerose palestre di pugilato disseminate nei quartieri periferici della città si riempiono di ragazzi. Sono giovani che hanno appena terminato il lavoro e, toltasi la tuta da operaio o il grembiule da ragazzo di bottega, sono corsi a un appuntamento che gli preme più di quello della ragazza. L'appuntamento con l'allenatore, coi guantoni, col pongeball, col ring. Si preparano in fretta negli spogliatoi, mentre alcuni, distesi sui tavolacci, ripassano la lezione che tra poco dovranno recitare davanti all'allenatore. Molti di questi ragazzi vengono in palestra per apprendere quelle nozioni elementari di pugilato che potranno servir loro come un utile sostegno in mille circostanze della vita, magari soltanto per far bella figura davanti alla ragazza. Per altri, il pugilato diventa lo strumento per vincere dei complessi. Ragazzi che, piccoli di statura o di non forte costituzione, attraverso lo studio della boxe riacquistano fiducia in se stessi. Ma per la maggior parte di questi giovani, il pugilato è la vita stessa, il futuro. Romolo Coccia. Sportivamente lo si può considerare un vecchio. Ha al suo attivo innumerevoli incontri, di cui parecchi internazionali. Adesso è allenatore ed ama questo lavoro. Ama saper individuare in uno scatto dei muscoli o nella costanza di un allievo la stoffa di un futuro campione. Ma silenzio adesso, stiamo a guardare. La sala fino a poco fa deserta è diventata ora una bolgia dove si agitano una ventina di ragazzi. Dai novizi, che sono ancora alla ginnastica delle braccia, man mano fino ai più scafati, che sono già al pungeball o agli esercizi di ring. Thank you.
Ed eccoci al ring. Gli esercizi di ring sono il gradino massimo che si raggiunge prima di essere maturi alla prova dei guanti. C'è un anziano adesso che compie una sorta di misteriosa danza con un piccolo ma promettente allievo. Altro esercizio di ring, da fare questo con i cosiddetti guantini, la mira giusta e la potenza del destro. E una volta alla settimana la prova dei guanti. Un breve incontro, in genere in una sola ripresa, tra un anziano ed un novizio. Tifo, saranno il pubblico. Per la prima volta il novizio conoscerà il sapore amaro dei pugni e l'instabile umore del pubblico. Viene usato anche lo speciale orologio ed il nostro incontro non avrà niente da invidiare agli incontri veri, quelli del Madison Square. Thank you.
incontro è terminato e la giornata pure. I ragazzi tornano a casa dove li aspetta la cena tenuta in caldo sul tavolo di cucina. Domani riprenderanno i loro lavori di ogni giorno. Chi tranviere, chi garzone di fornaio, chi manovale, chi operaio di fabbrica. Ma domani alle 5 li ritroveremo tutti qui, tra queste umide pareti calcinate, sotto l'occhio vigile e paterno di Romolo Coccia. Li ritroveremo tutti qui, dove, dimenticate le angustie quotidiane, si sentiranno campioni per due ore. Certo, un film sulla boxe è un film che richiama echi cinematografici di vario tipo, dallo stesso cinema documentario italiano, dove pochi anni prima, nel 1952, Valerio Zurlini aveva messo in forma uno splendido piccolo film dal titolo Pugilatori, sino all'esordio l'anno precedente, nel 1951, di Stanley Kubrick, che realizza Day of Fight, un film fantastico che rappresenta appunto il suo inizio della carriera cinematografica. Bambini al cinema, regia di Francesco Maselli, 1958. La passione per il racconto dell'infanzia e dei primi momenti della vita dell'uomo segna un'altra tappa. Sono gli anni in cui Maselli, dopo aver esordito nel lungometraggio, continua a fare cortometraggi anche per motivazioni economiche ed oltre a realizzare Bambini al cinema, realizza anche Bambini e animali nel 1958 e l'anno prima aveva realizzato Teatrino al Pincio. C'è una relazione stretta fra Teatrino al Pincio e Bambini al cinema. Era un'analisi delle reazioni dei bambini nel cinema per bambini che c'è a Villa Borghese. L'ilarità, il senso del tragico, lo stupore, la gioia di decine di bambini assiepati in questo piccolo cinemino a Villa Borghese. Questo piccolo cinema che nacque negli anni 30 e si chiamava La Casa di Topolino vive ancora ed è nel Guinness dei primati, essendo la sala in legno più piccola al mondo. La ripresa davvero non venne benissimo. Per creare le reazioni dei bambini io feci arrivare il teatro dei burattini del Pincio, in modo che ci avevano una cosa da guardare. Centro di Villa Borghese, a Roma, i bambini hanno un cinema tutto per loro, fatto su misura. Anche noi a suo tempo ci siamo stati e ricordiamo ancora con viva emozione le pallide immagini di quegli spettacoli. Spettacoli rumorosi, si intende, che in questa baracca il povero Ridolini non fa che precipitare dai tetti, sfondare pareti di legno, sfuggire al fuoco di fila degli immancabili inseguitori, rovesciare botti di catrame, spiaccicare torte sulla faccia di signori distintissimi o introdurre visci di rospi nella scollatura di grasse matrone. Comincio, capito? Vabbè, lo so. Eccoci qui di nuovo. Lo spettacolo sta per cominciare e la piccola sala lentamente si affolla. Tra poco, su questi volti infantili rivivremo quelle che furono le nostre stesse emozioni. Via via diverse secondo l'età, il temperamento, il carattere di ciascuno. Chi più pronto alla risata, chi più attratto dalle scene violente, chi più assorto, chi addirittura dominato, soggiogato dal magico schermo. Bravo ragazzi. Ne so.
Thank you.
venerdì, il sabato, la domenica, dalle 15 alle 19. Un milione di risate a meno di 100 lire l'ingresso. Vietato ai maggiori di 12 anni. Maselli realizza tantissimi documentari sui bambini, sempre attraverso una capacità di essere in relazione con i soggetti, cercando di individuarne le specificità formali, secondo la miglior lezione che univa etica ed estetica del neorealismo. Forse con qualche rischi a volte, dove la sua capacità, la sua raffinatezza può divenire un'eccessiva estetizzazione del soggetto trattato, quindi un lieve compiacimento estetico. Comunque un cinema di grandissima qualità espressiva e compositiva. Un fatto di cronaca, regia di Francesco Maselli, 1958. Gode di una peculiarità stilistica pressoché unica. In effetti è un film girato totalmente in piano sequenza, dunque con un unico rullo di pellicola che dall'inizio alla fine rappresenta l'interno di una stanza di una ragazza che sembra essersi suicidata. È un film che rimanda ad altre esperienze tecnicamente all'avanguardia, sperimentali, come quelle ad esempio di Hitchcock, realizzata un decennio prima col film Rope, uscito in Italia col titolo Nodo alla gola, fatto di 11 piani sequenza che, messi insieme, ci offrono l'idea di una assoluta continuità di ripresa, un po' come è avvenuto una decina di anni fa con L'arca russa di Sokurov. In quel periodo non c'era lo zoom ancora. I macchinisti dovevano fare loro l'avvicinamento col braccio, che era una cosa pazzesca perché era di millimetri. Era un lavoro tremendo, proprio difficilissimo. Infatti la ripresa fu una cosa faticosissima, non ci voleva credere nessuno che ci era riuscito. Poi l'anno dopo viene fuori l'ingegner di francese, la ditta crea il Pancinor, che era, si chiamava così lo zoom. Eravamo tutti allibiti perché si poteva avvicinare otticamente, fare il carro. Beh, quello fu una rivoluzione per me. Luce accesa sul comodino, nel cuore della notte, indica che chi abita la camera numero 7 della pensione Aurora non dorme. Una collana, un pettinino di tartaruga, uno specchietto, indicano che chi abita la camera è una donna. La sottogonna di nylon, una calza di seta ci fanno pensare intuitivamente a una giovine donna. Una tazza di tè non finita. Due tubetti di medicinale. I tubetti sono vuoti. L'etichetta porta scritto Luminal. Nello stabile contrassegnato col numero 16 di via Emanuele Filiberto e precisamente al quarto piano nella pensione Aurora, la 21enne Melania Anna Maria da Conegliano Veneto ha ingerito una forte dose di sonnifero. La polizia, unitamente all'autorità giudiziaria, ha iniziato un'accurata indagine per appurare esattamente le cause che hanno spinto la giovane all'insano gesto. Ma quale inchiesta dell'autorità? Quale cronaca di giornale saprebbero dirci la verità semplice? La verità umana della ragazza che sta lottando ancora tra la vita e la morte. Anna Maria viene dalla campagna, da un paese come tanti, nel nord o nel sud dell'Italia. Era fidanzata,
o forse si tratta di una foto fatta per scherzo. Adesso i vasetti delle creme, i detergenti, i Kleenex sono diventati per lei i simboli magici della grande città. La grande città lungamente sognata nel buio del piccolo cinema del paese, sulle pagine lucide delle riviste illustrate, nel bando di concorso per le elezioni delle Miss. Ora le foto sono diverse. Diversa, difficilmente riconoscibile la ragazza della fotografia col muratore. E il sogno continua. Ora le attrici occhieggianti dalle copertine non sono più così lontane. Le puoi perfino incontrare di persona nelle sere d'estate in certi caffè del centro. Forse Anna Maria c'è anche stata dentro una di quelle auto americane, lucide di pelle e di pulsanti cromati. E quei simboli del lusso, del successo, sono lì, per le strade, a portata di mano. Agenzia fotografica, attualità fotografica, studio fotografico. E poi un numero telefonico a matita sul biglietto da visita dove si legge direttore generale. E un altro biglietto da visita. Poi la fortuna è finita. Il fornelletto elettrico, il tegame, i piatti prestati dalla padrona della pensione indicano che Anna Maria non mangia più nei ristoranti alla moda o nei caffè all'americana. Forse perché non ha telefonato. Non ha voluto telefonare a quel numero scritto a matita su quel biglietto. Non ti hanno rivoluta e i tre vestiti da mezzasera se li sono venuti a riprendere senza complimenti ieri mattina. Poi l'ultima illusione, l'ultima speranza. Mazzetti vinti assieme al tirassegno, un mazzetto di fiori appassiti. Ecco cosa resta. E un vuoto pauroso. E la storia semplice, classica nella sua semplicità e verità, di Anna Maria, si chiude con la lettera, classica anch'essa. Cara mamma, comincia. Non so se potrai mai perdonare,
Forse faranno in tempo. Se Anna Maria vive ancora, forse potranno salvarla. Il film però rimanda anche ad altri testi filmici, questa volta per aspetti etici e direi quasi morali. Il film di Maselli si racconta di una Miss che non riesce ad avere successo e da una delle lettere osservate nella sua stanza capiamo che la famiglia ha deciso di non avere più nulla a che fare con lei. Ebbene, il film rimanda in maniera forte ad Epilogo di Raffaele Andreassi, più o meno dello stesso periodo, che ci racconta pure di una Miss in spiaggia in grande difficoltà a rientrare sconfitta nella sua città natale. Adolescenza, regia di Francesco Maselli, 1959. Francesco Maselli porta a compimento il suo excursus sui problemi dell'infanzia. Si tratta appunto di un film sull'adolescenza, quella fase intermedia che proprio in quegli anni e soprattutto da inizio anni 60 in poi definirà delle problematiche a sé. Non si tratterà più di passare dalla condizione di bambino, di ragazzino a quella di adulto, ma la condizione giovanile, adolescenziale, costituirà un luogo di riflessioni sociali e antropologiche sempre più forte, sino naturalmente alle rivoluzioni del 68. Il film definisce forse al meglio le specificità cinematografiche di Maselli, sin dall'inizio, nell'incipit in cui un lentissimo traveling ci mostra due persone appoggiate ad un bancone di un bar, in un rimando che potremmo definire quasi opperiano, sino a inquadrare con un piccolissimo spostamento di macchina una ragazzina che di fianco ad una bottiglia di latte osserva incantata questo amore e in nuce. Il rischio anche in questi film è appunto che la raffinatezza di Maselli diventi qualcosa di lezioso, diventi come un tocco di troppo, che quindi in qualche modo infici quella unione fra etica ed estetica che caratterizza il miglior cinema neorealista e le sue eredità nel documentario cortometraggio. Come l'infanzia, l'adolescenza è nella vita dell'uomo un momento delicato e bellissimo. Un momento difficile, dove il segno della natura, i gesti dei grandi, diventano parte di un mistero da penetrare. Un mistero che ti inquieta. Le creme, il rimmel,
i profumi della sorella maggiore, della madre. Segreti carpiti un pomeriggio in una camera vuota. Emblemi non ancora decifrati, non ancora conquistati. Nell'attesa della sera in cui lo specchio d'improvviso non ti restituirà nell'immagine il tuo corpo di donna. Un'angoscia indefinibile, un'ansia ti impedisce di studiare. O ti fa sostare immobile, lungamente, forse l'intero pomeriggio, la fronte premuta contro il vetro sul cortile. O ad ascoltare nel buio del corridoio i discorsi dei grandi dal salotto. Difficile, amaro forse, ma anche il momento irripetibile e dolcissimo in cui gli incontri, le amicizie, i pomeriggi passati col nuovo grande amico in riva al fiume o in casa a studiare con la compagna di banco, il sapore nuovo e la curiosità felice e complice delle confidenze diventano altrettanti atti d'amore.
momento difficile, abbiamo detto, e delicatissimo, dove le cose che circondano, che influenzano chi lo sta attraversando, devono aiutare nel suo bisogno di sincerità e fiducia, nel suo disinteresse, nel suo slancio, nell'avvio più naturale e sano del suo istinto di uomo appena svegliato. C'è una depressione, un'amarezza, una sorta di mortificazione nel passo di questi giovani che escono dal cinema teatro del quartiere. Dentro c'erano il sesso e la violenza, l'eroina platinata e l'eroe irresistibile, lo scintillio cromato e setoso del transatlantico o del boudoir. Ora si torna a casa per la cena. Adesso ci sarà l'interrogatorio minuzioso sul ritardo, il sospetto volgare, la minaccia. Adesso la ragazza mentirà, nasconderà la gioia della sua giornata come una colpa. Chi di noi non conosce quel silenzio pesante, quello scandire dei cucchiai nelle scodelle, quella oppressione con cui devi pagare, non si sa bene perché, il momento, forse il primo, forse il più bello di tutta una vita. Aggressiva e conturbante del sentimento falsificato. A casa la colpa, l'amore come colpa, il sospetto insinuante, il controllo oltraggioso e senza appello. Troppo spesso sconvolgono e immiseriscono, quando non corrompono, l'immenso valore, la bellezza di quel momento decisivo, che nella vita dell'uomo è l'adolescenza. Quindi diciamo che preoccupazioni fisiologiche, sociologiche, psicologiche accompagnano la voce narrante e in alcuni momenti anche veramente magici, quando ad esempio gli adolescenti cercano di darsi i primi baci, siano essi sdraiati su un prato oppure in un muretto che li circonda da sguardi e li protegge da sguardi indiscreti. La voce narrante ha un ruolo molto importante in questo film e ci rimanda a un problema più vasto, quello dell'uso dell'italiano nel cinema documentario,
il cinema documentario della produzione industriale, quella diffusa, un uso dell'italiano che in qualche modo partiva da matrici letterarie, un italiano alto, e che forse introduce, in qualche modo anticipa quello che sarà poi l'italiano televisivo. Dunque un linguaggio estremamente forbito che forse verso la fine del film esagera, tracciandoci un quadro sociologico che già le immagini avevano pienamente manifestato.